Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina. Oggi vi voglio parlare di quello che secondo me potrebbe essere un programma un po' più attento allo sviluppo dei piegamenti, soprattutto per quelle persone che tendono a far fatica a progredire. Quindi cercare di vedere quelli che sono gli anelli deboli e riuscire a combinare in alcuni workout e gli esercizi in modo da colmare questi gap che ci presentano. Prima di fare questo, ricordati di andare a visitare il mio sito www.alessandromanente.it e iscriviti al mio canale YouTube attivando la campanellina, che serve per farti avere una notifica nel momento in cui viene pubblicato un nuovo video, e commenta questo video oltre a condividerlo. Quindi oggi parliamo dei piegamenti. I piegamenti a terra, hanno notato che soprattutto nel mondo femminile si tende ad avere una generale debolezza nello sviluppo dei piegamenti. Molto spesso quello che si presenta è una generale debolezza non tanto nella muscolatura che tende ad estendere il gomito, ma piuttosto nella muscolatura che va a ridurre quella che è l'estensione scapolo-omerale, quindi c'è una generale debolezza del deltoide anteriore. Quindi quello che io vi consiglio su un allenamento settimanale è sicuramente andare a lavorare i piegamenti come gesto specifico, adattandoli al vostro livello di forza, quindi per esempio andandoli a eseguire con un rialzo piuttosto che con la ginocchia appoggiate, e inserire ulteriori esercizi di isolamento per quelle muscolature dove voi siete carenti. Quindi se per esempio voi voleste migliorare i tricipiti, sappiamo benissimo che l'estensione dei tricipiti per esempio al muro possono essere un ottimo esercizio, come anche gli sbilanciamenti nella posizione di planca, braccia tese, sono un buon esercizio per andare ad isolare il deltoide anteriore e di conseguenza creare un po' più di forza, di supporto nel movimento dei piegamenti. Se invece volete utilizzare i pesi, potete integrare per esempio con il French press oppure con le alzate frontali con una coppia di manubri, in modo da mimare bene quella che è la posizione, l'orientamento dei polsi, dei gomiti e delle spalle che abbiamo anche nel piegamento. Quindi spero di avervi dato qualche suggerimento abbastanza veloce, abbastanza chiaro per poter migliorare nei vostri piegamenti. Adesso non vi resta che metterli in pratica e ci vediamo al prossimo appuntamento.